Signore e signori, buonasera. Ci troviamo a Cassino, nella provincia di Frosinone, e siamo nella piazza dello special guest, Cosimino, che farà uno special guest in questa piazza prossimamente. A parte lo special guest, oggi parleremo di una macchina degli anni 90. Precisamente questa macchina è stata immatricolata il 26 febbraio del 1992, ancora ne fa 30 anni, li farà tra qualche giorno. Quelli sono gli amici dello special guest, inquadra gli amici dello special guest, quindi verranno anche loro nella serata danzante. Allora, ritornando alla macchina, questa è un HF Turbo 1600, e c'ha 140 cavalli, perché questa è la penultima versione, diciamo, prima dell'ultima catalitica c'è stava questa, perché poi dal 93 è uscita la versione catalitica. È una versione base, non c'è neanche il servo sterzo, ecco, infatti facciamo fatica a sterzare, però ci ha fatto mettere i sedili in Alcantara con allestimento sedili Recaro, e in più c'è il tetto apribile, che in questo caso è elettrico perché è una versione del 90-92. Questa era manuale fino agli anni 90. Allora, la macchina c'è 167.000 km, si presume originali, perché questa macchina è stata di un unico proprietario che l'ha comprata nuova, l'ha comprata una persona di Bovilla Ernica. Dopodiché l'ha data indietro a un concessionario per prendersi un appunto, e io poi l'ho acquistata insieme al mio amico cameraman. Siamo andati a vederla e abbiamo deciso di prendere questa macchina. Questa macchina oggi sta facendo la sua prima uscita in pratica, perché ho aspettato l'anno nuovo per fare il passaggio di proprietà, e adesso è uscita la prima volta. Adesso ci metterò i deflettori, perché questa macchina c'erano i deflettori, però siccome è rimasta fuori al sole si erano rovinati e sono andati a toccare e si sono spezzati e si sono rotti, li ho dovuto togliere. Sto cercando i deflettori, possibilmente i Parimor, perché sono quelli con la gommina e servono per quando fa la pioggia. Vogliamo vedere la meccanica. Abbiamo il motore, ancora il motore è quello a petrolio, perché non abbiamo ancora fatto il rest mod elettrico, non l'abbiamo trasformata da Mario Biondi, non l'abbiamo portata, però vorremmo portarla, così ce la fa integrale e ce la fa pure a motore elettrico. Però per adesso ci arrangiamo così, perché ancora troviamo la benzina per ci mettere. Quando troveremo solo le colonnine elettriche ci dovremo adattare. Allora, questa è una versione a 4 fari. Ricordiamo che l'HF Turbo la facevano pure con i fari quelli quadrati. Poi le ultime che hanno fatto per smaltire i pezzi delle altre Delte, tipo il cofano della 16, e ci hanno messo un po' i pezzi delle altre macchine. Però questa usciva già così. Vedete, l'HF si sono staccati i pezzetti, questo pure lo dovremmo sostituire quanto prima, se lo troviamo. Poi ci abbiamo lo stacco a batterie, che questo è molto comodo per le auto storiche, perché queste vengono usate raramente e quindi ogni tanto va staccata, insomma, la batteria quando non si usa. I cerchi in lega, questa sono particolari, sono della versione HF Turbo. Che altro c'è da dire di questa macchina? C'aveva la scritta Turbo sulla minigonna, e un altro particolare, c'aveva questo qua verniciato di nero. Questo qua lo condivideva soltanto con la Final Edition, la Delta Evoluzione Final Edition, quella che andava in Giappone, c'aveva questo qua nero. Altre Delta con questo nero non ce ne sono, ce l'ha questo. Vabbè, c'è pure la versione catalitica dopo a questa, ma in sostanza cambia poco da questa la versione catalitica. E sanno che la strumentazione non è più a fondo bianco, ma è a fondo giallo. Invece questo è a fondo bianco.
Ah, poi abbiamo l'alettone. Questo qua sta chi dice che questa qua non si poteva ordinare, però a me quello che l'ha comprata mi ha detto che lui come optional ci mise l'alettone. Mo' non lo so. Inquadra pure l'adesivo, questo era dei mondiali vinti e lo mettevano alle lance, però adesso ci è rimasto ben poco perché si è cotto. E poi vediamo il cofano bagagli, è pieno di sporcizie perché in pratica è stata si stava tentando di fare un restauro fai da te e purtroppo i carrozzieri costano e quindi ci stiamo arrangiando noi alla mano. E questi andrebbero sostituiti che sono ingialliti con il sole. La macchina non è in condizioni pari al nuovo, però così è bella perché è utilizzabile, si può utilizzare tutti i giorni senza preoccupazioni. La mettiamo in moto, vediamo se parte. Andiamo a finire a mano. Apriamo il tettuccio così è più bella. Lo chiudiamo. Quindi il mezzo è questo. Salutiamo tutti gli amici e i fans del canale e facciamo una ripresa anche a Monte Cassino, che è la città martire. La città martire è conosciuta perché in tempi non sospetti, ovvero la seconda guerra mondiale, quel monastero che vediamo di là è stato distrutto dai bombardamenti. E niente, noi siamo qua. Siamo in attesa di andare da un nostro amico che ci deve fare un lavoro a questa macchina. Poi, quando avremo fatto il lavoro, vi faremo vedere che cosa abbiamo fatto. Intanto vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per rimanere informati per i video delle macchine. Oggi abbiamo presentato la Lancia Delta KF Turbo 1600 140 cavalli del 92. Saluti e al prossimo video. Vediamo la macchina. Aspetta, accendiamo pure i fari. Vediamo se funzionano. Funzionano? Vediamo i fari di nebbia. Pure i fari di nebbia. Perfetto, vediamo il microfono. Possiamo salutarci, arrivederci.